ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Affluenza al 14,75%, 15,71% al primo turno, alle ore 12 nei 5 comuni delle Marche andati al ballottaggio. Le urne si sono aperte alle 7, si potrà votare sino alle 23 con lo spoglio che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Nelle Marche al voto per il ballottaggio ci sono 5 comuni, Civitanova Marche, Corridoni e Tolentino per la provincia di Macerata, Jesi per la provincia di Ancona e Sant'Elpidio a Mare nel Fermano. Nello specifico l'affluenza alle 12 per la votazione in provincia di Ancona è del 15,70%, 17,02% al primo turno. Per la votazione in provincia di Fermo del 14,37%, al primo turno era stata la stessa ora del 15,18% e per i 3 comuni al voto in provincia di Macerata al 14,38% alle 12 di oggi, a fronte del 15,19% di 2 settimane fa. Sant'Elpidio a Mare in provincia di Fermo la sfida è tra Alessio Pignotti, candidato di liste civiche di centro che ha avuto il 38,94% al primo turno, e Jonathan Calcinari, candidato del centrodestra con al primo turno 30,54% di preferenze. A Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, centrodestra e liste civiche 46,59%, affronta Mirella Paglialunga che al primo turno, candidata del PD e di liste civiche, ha avuto un 31,18% dei consensi. A Corridoni a ballottaggio tra Giuliana Giampaoli del centrodestra con 48,94% al primo turno e Emanuele Pierantoni, liste civiche con il 35,59%. A Tolentino Silvia Luconi, centrodestra e civiche, 42,37%, sfida Mauro Sclavi, tre liste civiche, 32,95%. A Jesi la corsa per la guida del comune è tra Lorenzo Fiordelmondo, centrosinistra e Movimento 5 Stelle, 45,6%, e Matteo Marasca, candidato dei civici e di parte del centrodestra, che al primo turno ha avuto il 36,42% ed è l'erede del sindaco uscente Massimo Bacci.